questo lavoro hanno contribuito più professionalità. In questo video sono descritti gli elementi della parte tour virtuale, che in casi come questo è il contenitore che tiene insieme e dà un senso al tutto. L'interfaccia è composta di tre elementi. In alto a sinistra l'icona del menu, una lista per ambienti raggruppati per categorie. In alto a destra l'icona per aprire la mappa, con un hotspot per ambiente. In basso il selettore delle lingue, italiano ed inglese. Video wall, con audio direzionale. Pop-up reattivi. Si adattano alle dimensioni dello schermo. Con selezione della lingua per l'intro. Slideshow. Con immagini, testi bilingui e link. Il link cambia in funzione della lingua scelta. Le dimensioni si adattano a quelle dello schermo. L'accesso al tour è completamente libero. C'è anche una versione ad accesso riservato con codice numerico. Senza codice non vengono attivati gli hotspot nelle pano e nella mappa. E nel menu era attiva solo la voce della reception. Con l'inserimento del codice numerico si attivano gli hotspot nelle pano e nella mappa. E si attivano anche tutte le voci nel menu. Pop-up reattivo. Per l'inserimento nel tour di un video da YouTube. Pop-up reattivo. Per l'inserimento nel tour del configuratore 3D.